Siamo disperati! Non ce la facciamo più a dire è arrivata la bolletta, come si paga? È arrivato l'affitto, cosa gli si dà? Non c'ho soldi per andare a comprare la spesa a casa. Se non mi aiutassero le persone, io non c'ho soldi neanche per andare a comprare da mangiare, ragazzi, io non sto scherzando. Non si mette mangi. No, io sono... No. Non ci metterete mai, perché non ci metterete mai. Non ce la faccio più, avevo due ristoranti e bar chiusi tutti e due, in 9 mesi tutti e due chiusi. Tutti e due chiusi, a Empoli e una a Cerredomeno. A me se non mi aiutavano loro, io avevo pensato di buttarmi sotto il treno, ve lo dico. C'ho un treno davanti a casa e sono andata lì. Mi sono svegliata davanti al treno. Se non mi aiutavano loro io mi ero ammazzata e questo è male che lo sappia tutta l'Italia. Capito? Non ho avuto il coraggio.